Alo me paesi, che un giorno Cristo scendi di la cruci. Due giorno un sacerdote non dice missa. Lo sacrestano non suona li campani. C'è un campanile alto, alo me paesi. E c'è un Cristo in cruci, alo me paesi. Otello Ermanno Profazio è stato un cantautore e cantastorie calabrese, nato a Rende, in provincia di Cosenza, il 26 dicembre 1934. Ha dedicato la sua vita alla ricerca delle tradizioni, delle leggende e dei poemi dei suoi antenati e a mettere tutte rigorosamente in musica. Con la sua voce unica ha saputo catturare l'anima del Sud e portare avanti la tradizione canora della Calabria. Ha reinterpretato molte canzoni della tradizione calabrese e meridionale, Sicilia, Puglia e Basilicata, e le poesie in lingua siciliana di Ignazio Buttitta. Molto conosciuto in Calabria e Sicilia, partecipò a trasmissioni radiofoniche negli anni 60 e 70. Era considerato uno dei cantanti dialettali più importanti del meridione, insignito del disco d'oro per aver venduto oltre 1 milione di copie dell'album Quasi Campa d'Aria, e a tutt'oggi l'unico cantante del genere folclorico ad aver raggiunto questo prestigioso traguardo. Che ero piccolissimo, avevo 13-14 anni, e ricordo che lui venne a casa mia, in quanto avevamo un gruppo, e l'impresario di zona disse: sapete, dovete accompagnare Otello per fare questa piazza, Otello Profazio. Era un ragazzo molto giovane e ascoltavo per lo più musica inglese, americana, per cui quando conobbi Otello non mi piacque tanto, anche perché non era il genere che a quell'età io ascoltavo o prediligevo. Comunque, fatta quella situazione, poi ci siamo rivisti dopo tanti anni, sempre qui nel paese, che lui venne a fare la festa dei socialisti, che una volta si teneva la festa dei socialisti, qui abitava il deputato Cingari, il professore Cingari anche, e portava grandi politici, e per l'occasione invitarono Otello. Venne a trovarmi a casa mia, così dice: ce l'hai la chitarra? Dice: sì. Ah, vieni con me, dice, dobbiamo fare questa serata. E abbiamo fatto tante volte così, mi chiamava all'ultimo momento, e poi per anni non ci siamo più rivisti, finché qualche 15 anni fa, proprio anche per il fatto che Otello aveva raggiunto una certa età, per lui era molto faticoso guidare, suonare, dare retta a tutti, fare le interviste, raccogliere le ricerche. E mi disse: mi puoi accompagnare per fare una serata in questo paese? Va bene, Otello, sono libero e vengo.
e lo accompagnai. E durante il viaggio io ero stupito dal suo successo, perché accompagnandolo durante le varie manifestazioni notavo che aveva un pubblico. Addirittura prima del palco c'erano le persone ad aspettarlo con degli appunti, delle foto, dei dischi, delle richieste, oppure qualcuno che era dall'Australia diceva: ah, ti ricordi, ci siamo visti in Australia. E mannaia all'ingegnere che ingegnò la ferrovia, ca se non faceva i mezzi all'America non sia. E mannaia all'ingegnere che ingegnò la ferrovia, casi non faceva i mezzi all'America non sia, casi non faceva i mezzi all'America non sia. L'Argentina a cu futti a cu rovina, Venezuela meglia peste a l'ugulera, e l'America di Nord, la Repubblica Argentina, la moneta si guadagna, la salute si rovina. E l'America di Nord, la Repubblica Argentina, la moneta si guadagna, la salute si rovina. Stati Uniti, va provati cavidini, Canada, disgraziata cucci va. Saverio, lui andava spesso all'estero. E cosa ti ha raccontato degli emigrati, come lo accoglievano? No, lui andava moltissime volte all'estero perché invitato soprattutto dai circoli dei nostri emigrati calabresi, ma anche siciliani e pugliesi, che lui ormai era conosciuto, e mi raccontava per esempio che tutti pensavano che la Calabria cambiasse in qualche modo, e che la classe politica fosse più attenta malgrado il cambiamento dei tempi. Invece tutti questi immigrati subivano proprio questa delusione di questa terra che non vuole cambiare. Senti, c'è stata una canzone che in qualche modo lo danneggiò, specie con l'Argentina, ah, no? Sì, sì. Quella famosa frase: Argentina a cu futti e cu rovina. Argentina a cu futti e a cu rovina. In effetti questo era la Otello era bravo a sintetizzare un mondo. E praticamente, parlando dell'emigrazione e dei vari paesi dove c'era stata l'emigrazione, lui quando arrivava dell'Argentina diceva a cu futti e a cu rovina. Qualche politico insomma non l'ha presa bene, anche se poi i fatti hanno dato ragione a Otello, che insomma l'Argentina non ha pagato i bond all'epoca, la gente è rimasta senza fregata per i propri danari. Ciancico senza e ciancico cacanzaro, a Reggio c'è lo trivolo barbaro, ciancico rosarno e tipo lagrimia, singhiozza palmi e mai la cuppolia, per in Calabria che ci troverai cose che non si vedono mai, si può ammirare i bronzi di Riaci e tante belle fabbriche arruggiati. L'assessore sono corde, finanziere un cantasoldi, io concorsi in Italia mentre noi mangiamo calia, ma tra me e cincantia, io a tua sore e tua mezzia, e così questi maneri caveramo avanzare. Ricordo tanto le parole di questa qua, comunque mi ricordo l'ultima. Andiamo al finale. Sì. Ciangi gioiosa, occhio e moloccio, almeno a villa ciangio non conoscio, per in Calabria che ci troverai, così che non si vittono mai. Può ammirare i bronzi di Riaci e tante belle fabbriche abbruciate. L'assessore sul tuo corde finanzia un cantasoldi, io concorsi in Miss Italia mentre noi mangiamo calia, ma tre mie cincantia e a tua sore e tua mezzia, e così.
Da ritratti critici di contemporanei, Giuseppe Tripodi scrive così di Otello: come una spugna assetata che assorbe gocce d'acqua destinate altrimenti all'evaporazione, Otello ha collezionato le tracce di un mondo ormai disarticolato e attraversato dall'antropia e le ha spremute nel recipiente della poesia, senza temere di rinfrescarle anche con rivoli che nascevano dalla sua stessa mente. D'altra parte, quelle interpolazioni hanno contribuito a rimettere in circolo e a rivitalizzare una cultura ormai soccombente di fronte ai panzer multimediali e destinata al massimo alla fossilizzazione nelle riviste specialistiche, senza considerare che l'infedeltà di Otello, che tanto scandalizza i filologici, è anche un mezzo che, come ha scritto Carlo Levi, gli ha permesso di scegliere liberamente tra le varie versioni secondo i modi naturali della sua voce e del suo canto pieno di grazia e di misura, e di cercare senza offesa alla filologia di rendere il canto chiaro e comprensibile al di là della stretta ferocia dialettale. La gente lo chiamava Colapesci, per chi stava a mari come un pisci, d'ondi veniva non sapia nessuno, forse era figlio di Luddio Nettuno. Un giorno a Cola un re faci chiamari, e Cola di Lumari un re veni, o Cola lume regno a scandagliari, sopra chi pedamento si sostiene. Colapisci, curre va, vai e torno, mai sta. Colapisci, curre va, vai e torno, mai sta. Così si è tammari, colapisci, e sun tarlun di subito sparisci. Ma dopo un poco chi sta, novità, alur regnanti colapisci da. Maestà, li terri vostri stanno sopra tre pilastri, e lo fato è assai tremendo, uno già si sta rompendo. O destino, ma infelici, che sventura mi predici? Chiangi un re, come hai affari? Solo tu mi puoi salvare. Colapisci, curre va, poi e torno, maestà. Colapisci, curre va, poi e torno, maestà. Passati tanti giorni, Colapisci non ritorna, e l'aspetto una marina, lui regnante e la regina, poi si sente la sua voce di Lumari in superficie. Maestà, maestà, sugnucca, sugnucca, in talo fondo di Lumari, che non posso più tornare, vuoi pregare la Madonna? Stai reggendo la colonna, ca se no si spezzerà, ca se no si spezzerà, la Sicilia sparirà. Su passati ormai tant'anni, Colapisci è sempre da, maestà, maestà, su gnocca, su gnocca. Maestà, maestà, sugnucca, sugnucca. Maestà, maestà, sugnucca, sugnucca. Maestà, maestà, sugnucca. Abbiamo con noi il professore Vito Teti, antropologo. Beh, ci racconti Profazio, professore, come lei l'ha conosciuto? Sì, buongiorno, parlo con molto piacere, anche se con un sottofondo di dolore e di nostalgia di Otello, che io ho conosciuto prima sulle piazze, ero giovanissimo, poco più che ventenne, quando lui girava, ovviamente andava ad ascoltare i suoi concerti alla fine
negli anni 60 lui era molto di moda, era un fenomeno, diciamo, a livello popolare, girava tutti i paesi. Poi lo conobbi direttamente alla fine degli anni 70 in Rai a Cosenza, dove io lavoravo come programmista regista, lui veniva a fare delle trasmissioni e collaborammo, perché allora la Rai gli diede l'incarico di fare un 78 giri di canzoni da lui raccolti nel vario terreno calabrese dove operava, e così fece. Io me ne occupai perché feci la traduzione dei testi dialettali in italiano. Prima li trascrissi e poi feci la traduzione, e quindi divenne una collaborazione, e quella collaborazione si cementò un'amicizia, un rapporto, un legame fatto di giochi, di riflessioni serie, di mangiate simpatiche, come avveniva sempre con Otello. Senta, dal punto di... Prego, vada avanti. Diciamo, da quel momento non ci perdemmo più, tant'è vero che proprio sempre negli anni 70, alla fine degli anni 70, ci ritrovammo assieme a Polsi, io per fare un documentario che poi venne realizzato all'inizio degli anni 80, venne montato, ma lo realizzammo alla fine degli anni 70. Lui faceva delle registrazioni, ricordo una nottata intera, io, lui e un altro grandissimo studioso del mondo calabrese, del mondo popolare, della cultura italiana, Lombardi Striani, e fu veramente, devo dire, un trio, un fantastico trio, notevole. Io prendevo, ero giovanissimo, dalle battute, dai discorsi dei due. Poi ci fu il fatto simpatico che ci scambiarono o volevano giocare molti dei presenti con noi, dicendo: ah, voi non siete davvero voi, siete dei poliziotti, siete dei commissari, eccetera, e ci fecero, giocando e scherzando, ballare e cantare tutta la notte. Senta, che eredità ci lascia Otello dal punto di vista antropologico? Interessante, ovviamente. Ma Otello è stato un grande precursore, io credo che dobbiamo a lui il fatto che la cultura popolare, la canzone popolare, il canto calabrese, non solo calabrese, in Italia sia uscito un po', come diceva Lombardi Setriani, fuori dal ghetto, sia stata conosciuta e riconosciuta nel suo valore artistico, nel suo valore musicale, nella sua dimensione antropologica. Quindi la grande attenzione per il mondo popolare, che è, come dire, in Otello veniva filtrata dalla sua conoscenza della musica, che veniva poi elaborata, reinterpretata, e lui diceva di se stesso: io non sono un cantastorie, ma sogno un contastorie, gli piaceva essere chiamato, essere definito. E questa musica poi in qualche modo ha fatto breccia anche nelle giovani generazioni, quello di cui prima magari ci si vergognava perché l'attenzione era per un altro tipo di musica, diventa qualcosa da rivendicare, da ascoltare con orgoglio, da ascoltare nelle piazze, e incentiva in qualche modo, assieme ad altri, assieme agli antropologi, assieme agli studiosi, lo studio, la conoscenza del mondo popolare, della cultura popolare calabrese, dell'antropologia. E questo è molto importante, perché è il recupero di una memoria che altrimenti sarebbe stata sicuramente persa, smarrita, e noi saremmo enormemente più poveri. Senza l'opera non si dimentichi questo dato, che ho detto prima,
di cantare, è stato un grande conoscitore, un grande ricercatore, che andava in giro con il Nagre, che registrava, che conosceva tutti i cantanti e i cantori dei pellegrinaggi dei diversi paesi, e che li registrava, che raccoglieva, che sistemava le loro, diciamo, voci, le organizzava, dialogava, e questo, diciamo, è un lavoro davvero enorme per la memoria, per la storia culturale, per le vicende, diciamo, della Calabria in quel periodo di grande trasformazione, che passava dalla tradizione che si stava smarrendo a una modernità che arrivava a volte in maniera, diciamo, anche violenta, anche cruenta, nel senso che tendeva a cancellare quello che prima c'era stato. A tutto ciò unirei senz'altro il Pro Fazio, poeta, lui stesso autore di canzoni indimenticabili, e ricercatore, collaboratore con giganti come Buttitta, con la Balestieri, con Maffeo Salvatore, e l'opera che lui fece sui media, radio e televisione, fu enorme. Per cui direi veramente un lavoro eccezionale di raccolta, di scavo e di diffusione di questa canzone, il tutto fatto con passione e competenza, ironia, capacità di entrare in sintonia, in simpatia, capacità di ascoltare, di farsi ascoltare, voglio dire, era un dialogo nel senso carnevalesco alla Bakhtin del termine, per cui alla fine si usciva arricchiti da questo incontro. Credo che, insomma, la Calabria debba davvero tanto ad Otello Pro Fazio, pur essendo diversissimi per impostazione scientifica, per metodo, per competenze. Credo che in questi ultimi tempi, con la scomparsa di Lombardi e Stiane, con la scomparsa di Otello Pro Fazio, la Calabria e il Sud abbiano perso due voci, due esponenti del mondo popolare, originali e importantissimi anche a livello nazionale. Ancora Giuseppe Tripodi scrive: il lavoro di Pro Fazio verso le tradizioni poetiche e musicali del mondo rurale assomiglia proprio al arripezzare cufiro d'oro di Buttitta. È stato tempestivo, ci consegna un abito variegato e consunto altrettanto importante per la nostra salute mentale di quello dei giorni di festa, ed è fatta con il filo pregiato della memoria che l'artista, come l'ape kentiana di un apologo caro ai professori liceali di filosofia, ha saputo tirar fuori da sé, incastonare nella trama della cultura subalterna dell'Italia meridionale. Dall'automitografia profaziana ricaviamo il seguente quadretto. E cu 30 carrini mi catai na vigna, mi la catai sopra na montagna, così sciupano un rapporto in la vigna, povera vigna mia, così la magna. Il padre, tornando da Palizzi e accompagnatosi con una chitarra scordacchiata, intona lo stornello da vignaiolo derubato. Ecco 30 carrini mi accattai una vigna, mi la accattai sopra la montagna, così sciupano rappo e cula pigna, povera vigna mia, così la mangia. Quel canto diventerà uno dei primi successi del cantastorie, che ha avuto l'accortezza di trasformarlo in una metafora della condizione umana. Mm-hmm.
sai come un pitturi senza pinnello, come un cacciatore senza arma a mano. E non bisogna fabbricare senza livello, manco fare l'amore di lontano. Senta professore, non so se lei è d'accordo con me, ma sono esistiti in parte due hotel, no? Il primo hotel, quello che si occupava più di storia, storia popolare, e poi l'altro hotel, quello più ironico degli ultimi anni. Sì, sono d'accordo. Quello che si occupava di storia popolare è fondamentale, per esempio... Che mi viene in mente Marcinelle, il treno del sole e tanto altro. Esatto, sì, quello... Quello è stato un hotel fondamentale, anche i miti e le leggende del sud sono state molto importanti, come poi è stato importante un hotel più recente che poteva sembrare più leggero rispetto a prima, in realtà era proprio il frutto di tutte le ricerche che lui aveva fatto. Hotel, come dire... aveva una capacità di trasmettere dei valori a volte anche discutibili, no? del mondo popolare, che però facevano parte della nostra anima e che arrivavano direttamente al cuore. Devo dire così, per onestà, che non sempre fu capito, per esempio, dal mondo accademico. Lui era molto ironico nei confronti di alcuni miei colleghi, e anzi questo rapporto affettuoso con me nasceva dal fatto, non vorrei dirlo in maniera autoreferenziale, che diceva: tu sei uno dei pochi che capisci quello che faccio, e hai una penna meravigliosa. Quando è morto il chitarrista, mi ha chiamato commosso la mattina presto per darmi la brutta notizia, dicendomi: vi chiamo professore perché Otello parlava sempre di lei, le voleva bene, eccetera. Questo per dire che parlo un po' dall'interno, da chi ha frequentato e conosciuto Otello e ha visto anche certe piccole incomprensioni, quando poi in realtà c'è stato un ventennio in cui la gente, i ragazzi, il popolo lo amava. Io penso che, senza voler limitare il grande lavoro di tanti artisti e musicisti contemporanei bravissimi, che senza Otello non ci sarebbe stato nessuno di loro, nel senso che Otello è stato una apripista in diverse direzioni, e d'altra parte gli stessi artisti, gli stessi musicisti, gli stessi suonatori glielo riconoscono. Ecco, perché mi passi il termine, era un po', come dire, guascone, vantaloro, per dirlo alla calabrese, amava vantarsi le sue cose. Sì, Otello si piaceva, aveva un buon senso di sé, e quindi aveva questo aspetto guascone, vantalore, che a un certo punto però diventava una specie di rito, e diventava in ogni simpatico caso. Io lo smontavo facilmente con un sorriso, dicendo: dico, però insomma, Otello, dice, ho fatto questo, ho raccolto quando gli altri, dico: Otello, è tutto vero, però te lo debbono dire gli altri, non te lo devi dire tu, se no diventi antipatico. E lui mi diceva: hai ragione. Del resto ha sempre detto che il Brigante Mussolini è la canzone più famosa per i calabresi nel mondo. Sì, questo
è vero anche perché il mito di Mussolino era molto forte e molto, come dire, diffuso nelle comunità calabresi, sia in Italia sia nel mondo, ancora prima di Otello. Mussolino è, diciamo, personaggio storico, ma nello stesso tempo mitico e leggendario. E Otello ha contribuito notevolmente con la sua canzone a diffonderlo. Tu andavi nelle case degli immigrati calabresi, io l'ho fatto in Canada soprattutto, e non c'era, diciamo, casa dove non avessero il disco del Brigante Mussolino, non conoscessero questa canzone che diventava una specie, come dire, di inno, no? Regionale, molto più di Calabrisella o di altre canzoni. Grazie professore. Grazie professore. Sì, io, come dire, spero che Otello venga sicuramente ricordato, che il suo grande materiale raccolto venga valorizzato, schedato, classificato, che diventa un patrimonio comune, un bene della Calabria, e che sulla scia di Otello si continua a fare ricerca, indagine, musica, etnomusicologia, antropologia, anche se lui non si considerava né etnomusicologo né antropologo, ma, come dicevo, poeta, come dicevo io, puntastori, narratori di storie, e si continui lungo queste direzioni in maniera moderna, in maniera nuova. E il migliore omaggio che possiamo fare ad Otello è il migliore modo per ricordarlo, per tenerlo con noi, perché un personaggio come Otello manca, e questo suo vuoto sarà colmato soltanto se continuerà a vivere per quello che ha fatto, per quello che ha dato alla Calabria, per quello che ha preso anche dalla Calabria, no? Dal mondo popolare, ma che generosamente ha saputo restituire alla regione, in uno scambio, diciamo, sicuramente di rapina, perché Otello poi era guascone, nello stesso tempo anche generoso nel dare notizie, nell'offrire dati. Sì, ti diceva questa cosa l'ho fatto io per prima, eccetera, però poi era disponibile a metterla a disposizione di tutti. Quindi continuare il tipo di lavoro di Otello è un servizio che noi faremo alla Calabria, al sud, alla musica popolare, ma anche allo stesso Otello e a quanti poi hanno operato seguendo la sua scia. Ho parlato già i testi di questa canzone che conoscete d'altronde tutti quanti, a Dio vanno bene, l'abbiamo già fatta anche in canzone minimo, e facciamo la bella. Addio Lugano bella, o dolce terra pia, scacciati senza colpa gli anarchici van via, e partono cantando con la speranza in cuore, e partono cantando con la speranza in cuore. Ed è per voi sfruttati, per voi lavoratori, che siamo ammanettati al par dei malfattori. Eppur la nostra idea è solo idea d'amore. Eppur la nostra idea è solo idea d'amore. Anonimi compagni, amici che restate, le verità sociali da forti propagate, e questa la vendetta che noi vi domandiamo,
questa è la vendetta che noi di domandiamo. Ma tu che ci riscatti con la vil menzogna, Repubblica Borghese, un dì ne avrai vergogna. Ed oggi t'accusiamo in faccia l'avvenire. Ed oggi t'accusiamo in faccia l'avvenire. Scacciati senza tregua, andremo di terra in terra a predicar la pace ed a bandir la guerra. La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori. La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori. Helvezia è il tuo governo, schiavo d'altrui si rende, d'un popolo gagliardo le tradizioni offende e insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell. E insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell. Addio cari compagni, amici luganesi, addio bianche di neve, montagne di cinesi. Cavalieri erranti son trascinati al nord, i cavalieri erranti son trascinati al nord. Parliamo un po' del nostro idioma, dialetto, perché lui nasce a Rende, ma in realtà cresce a Reggio, sì, quindi l'accento reggino è rimasto in lui, no? Infatti. Però lui ha l'accento di tutta la Calabria. Infatti lui aveva questa caratteristica, Otello. Andando nei paesi da giovanissimo a fare le serate, si portava appresso un grande registratore, grande e pesante come una valigia, e lui durante, prima o dopo la serata, intervistava e faceva cantare la popolazione, come dire, che si fermavano con lui a parlare. Poi lui, tornando a casa, prendeva gli appunti paese per paese, segnando tutti questi dialetti, e col tempo si è formata una grande cultura dialettale che praticamente lui la utilizzerà poi nelle sue composizioni. Se il brano veniva composto per esempio a Reggio Calabria, lui usava il dialetto reggino. Se invece era una canzone siciliana, lui non metteva il dialetto siciliano, ma cercava di usare i termini dialettali più consoni al luogo dove avvenirono i fatti. Allora, l'incontro con Ignazio Buttitta produsse anche un cambiamento in Otello, no? Sì, nacquero lì poi le storie, le leggende del sud. Sì, sì, sì. Otello capì subito la grandezza del poeta dialettale siciliano. Tra l'altro, Otello era molto giovane, mentre Buttitta già era avanti con gli anni, praticamente formarono un sodalizio dove Otello, grazie alla sua capacità di sintesi, comunque raccolse molte opere di Buttitta in versi e canzoni. Tu riscordo sur Fataro, abitanti a Mazzarino, culo treno di Lusuli, s'avventura allo destino, chi faceva a Mazzarino si travaglio. Non ci n'era, fici per una vota, e lo misero in galera. Una tana, la sua casa, quattro ossa, la moglieri, e la fami lo cercava, con i carti di l'usceri. Sette figli e la moglieri, otto vucchi e otto panzi, e lo cori un camion. Lui diceva che il successo dovuto a Buttitta comunque era il frutto della sua sintesi, perché Buttitta era molto lungo nello scrivere, prolisso, mentre lui sintetizzava. Questo lo disse pure a me con la canzone Lume Paese, che è stata per anni la sigla iniziale del mio programma. Infatti lui era bravo nel sintetizzare 20 pagine, era capace di raccontare, ma quasi campanaria, se vogliamo, è l'esempio di un brano scritto a tavolino da Otello Profazio, dove lui descrive la situazione calabrese con ironia,
ma anche molta, ma molta verità. Vabbè, sapeva essere molto pungente, no? Sì. Ascolta, raccontami un po' l'Otello partner artistico sul palco, com'era? Allora, era meticoloso oppure Otello no? Partner artistico era favoloso. Intanto lui andava a braccio, odiava gli appunti scritti e aveva una grande memoria. Ricordo le prime cose che dicevo in piazza, appena arrivavo in piazza, io qua sono venuto nel 57, nel 68, nel 70, cioè riusciva a ricordare le date e gli incontri avuti a quei tempi. Io rimanevo stupito. Poi, per ogni paese, lui riusciva a tirare fuori i proverbi che lui durante gli anni aveva raccolto e li citava durante lo spettacolo, citando anche collaborazioni artistiche, insomma aveva una grande memoria. E poi era un grande jazzista, non lo dico io, ma quando a Otello fu assegnato il premio Tenco, ci fecimo un concerto al Castello di Cosenza, dove arrivarono gli organizzatori del premio Tenco, allora, per ascoltare anche Otello, che doveva esibirsi quella sera, io l'accompagnavo, c'erano anche altri artisti, ma la cosa che mi lasciò impressionato fu questa: Otello fu talmente bravo nel fare la serata, intanto faceva cose mai ascoltate da me, che a un certo punto gli organizzatori del premio Tenco, il pubblico rimase in silenzio, si sentiva forse il respiro, per quanto lui era capace di attrarre l'attenzione del pubblico. Ma poi, soprattutto, dopo qualche settimana, sulla più importante rivista jazzistica italiana, uscirono due pagine dove definirono Otello il jazzista popolare. Senti, sono pochi giorni che Otello se n'è andato. Sì. Quanto ti manca la sua presenza? Allora, mi mancano le telefonate, anche di notte, perché lui ogni tanto mi diceva, sì, chiamami, dicevo io. Perché come voi sapete, lui amava stare da solo, ma non da solo, con i propri libri, anche se era armoniosamente amato da tutti i familiari. Riferisco alla moglie, ai figli. Otello però, siccome voleva ancora studiare, scrivere, aveva i suoi ritmi, amava stare da solo, riceveva tante telefonate, tante visite, tra cui la mia quasi, non dico giornalmente, ma ci vedevamo molto, ma molto spesso, anche per cose futili con Otello. Senti, qualcuno ha definito la gente di Reggio, anche della Calabria, un po' ingrata con Otello. Eh sì, era cittadino onorario di Reggio Calabria. Il comune di Reggio Calabria era assente ingiustificato. Parliamo del... Ma neanche un telegramma hanno fatto. Parliamo del giorno della sua morte e del lutto. Sì. Nel Duomo sono venuti da Catanzaro, da Cotenza. Hanno telefonato da tutta Italia. Addirittura, vi do una chicca, una signora di Udine sta raccogliendo le firme per dire com'è che noi a Udine lo abbiamo amato nel nord-est, e qui a Reggio Calabria le cose non sono andate per come dovevano andare. Io non so se è vero, se hanno chiesto i funerali anche al comune di Reggio Calabria sono stati negati. Comunque è un fatto molto grave che il comune di Reggio Calabria sia stato assente ingiustificato. Senti, te la sentiresti di fare un pezzo di Otello? Eh sì. Facciamolo, mangiamo. Lo facciamo, sì. E poi voglio dire, in questi giorni è vero che mi è mancato Otello, però ho ricevuto l'affetto dei figli di Otello, Bruna, Esther ed Ermanno, nonché la moglie Gabriele, i quali, pur diciamo afflitti dal dolore, ci sentiamo e andiamo avanti tutti quanti. Questa è una cosa bella, no? Sì. È bellissimo perché ci fa vedere la forza della famiglia calabrese, unita. Thank you.
Allora, il mio rammarico è anche perché stavamo preparando un CD. Lui si sentiva spesso anche con un'altra cantastoria, Francesca Prestia, perché la volevo coinvolgere in quanto questo CD trattava un argomento dove le avrebbe avuto anche una bella parte. Si sentivano spesso per telefono. In più c'era un'altra Francesca, Francesca La Corte, che è la mia attuale compagna, anche Francesca La Corte, la quale se l'è presa il carico di disegnare la copertina del CD. Ci siamo visti con Otello proprio gli ultimi due giorni, prima purtroppo della sua scomparsa. Vorrei che lei dicesse com'è stato questo nostro saluto. Otello era unico, lo sai. Lui era imprevedibile e ogni volta che mi vedeva intanto si era creata una forma di affetto tra di noi, perché comunque lui ogni volta menzionava Saverio, mi diceva sempre: ormai non posso più fare a meno del mio chitarristico, così lo chiamava, e a me mi chiamava fanciulla. L'ultimo giorno eravamo lì seduti, c'era pure la moglie Gabriella, bevevamo tutti insieme una bevanda al bergamotto. E all'improvviso mi prende la mano e mi fa: guarda, io non ti posso più guardare negli occhi, non posso continuare a guardarti negli occhi, altrimenti mi innamoro. E sai perché non lo faccio? Perché là, lo vedi? Perché ho tanto rispetto di lui. E poi si mise a ridere, come al solito. Era un po' canzoniere, lo prendevo un pochino in giro e ci giocava su questo. Ed eravamo tutti contenti a vederlo in quel modo sorridente. Ci faceva molto piacere. Comunque Otello è unico e non penso che ci sarà più una storia dietro di lui, nel senso che nessuno può sostituirlo. Finisco aggiungendo che la nostra è un'empatia totale. Infatti io alla sua affermazione risposi: mi giro dall'altra parte così voi vi potete salutare. Signore eccellenti, e buon divertimento a tutti quanti, apposta su venuto allegramente per dare spasso a cui mi sta davanti. Sette femmine e un tarì, l'utarì è stralucente, sette femmine e un serpente, lo serpente aveva cuda, sette femmine e una mula, e la mula tira cauce, sette femmine e una fauce, e la fauce è lunga e fina, sette femmine e una tina, e la tina è china d'acqua, sette femmine e la vacca ve le corna, sette femmine e la donna. Non pecchi su pecuraro! Non per chi su pecuraro, ma sul ricco di monita, ballati donna Tita. E ballati compari Maria, c'è compare Vincenzo che suona, e vai di coma lo meglio compari Maria e compare Vincenzo. Rock, 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 non mi toccare che non ti tocco. Cola, 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 non hanno un tempo d'ora. Pari, pepi, pari, pepi, mi pinto la misura, chi ne scarto. Pari, ballate con fare la ditta, puoi compare un tanto no, ballate con fare la ditta, un fatti senza su, io si ballo non stanco mai, e mi scordo di me guai, io la schicca me ne scordo, e ballate, dimmene schetti e maretati, e se non ballate buono, non mi canto e non mi sono, e se non ballate pulito, ce lo dica lo vostro primo, sciò, 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 quanto più che ce sono, sciò, 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 quanto più pari peppi, pari peppi, mi picchio la misura di scarpi, farinato, farinato, attento chi rompiti lo mattonato, balla.
la balla urso, e urso non vuole ballare, cave la panzatina di fave. Balla, balla urso, ma urso non vuole ballare, cave la panzatina di fave. Un mare da viti palumbi, di una sicca andaio di, e cambiamo con l'utari, l'utari mi pare poco, e cambiamo con lo fuoco, e lo fuoco mi pare ardente, e cambiamo con i serpenti in lavelari, e cambiamo con lo canale, lo canale corre l'acqua, e cambiamo con la vacca, ma la vacca mi ricorda, e cambiamo con la donna, e la donna mangia la vista di cula che ne metti, e lo tira, lo senti, e lo finti mastruggendo. E trinco d'occhi e li pezzi di donne e li corpi su di sita Mari Antonia si varita, si varita, si marita un bella doni di levau si cammisa in una padella con la gira che si rintenda si rintenda si marita si rintenda mangia taralli taralli con l'umeli con la gira Don Micheli mangia meli figlia la carta per bucchieri e lo surge per canzoni che li chiede lo baccannoni si mangia le picaponi e va via gli scattaglioni si rintenda gli storitoni e la coppa era montata la paritata con la rutuvaglia di seta per la cattura che vive la vita balla balla urso e urso la vuole ballare come la panza tira di fame balla balla urso e urso la vuole ballare come la panza tira di fame. Franco Porcaro, amico di Otello, beh, raccontami Otello. E Otello da raccontare non è mica facile. Comunque ciao Pino. E parlare di Otello mi onora, anzi vorrei celebrarlo. E andai il giorno 26 alle 10 di mattina al Duomo di Reggio Calabria e con la parola giusta mi incazzai tanto perché non c'era nessuno, non c'era neanche una corona di fiori a nome del comune del Reggio Calabria. Di altri enti, di autorità, nessuno. Mi avvicinai vicino alla bara, la baciai e me ne andai. Sua figlia mi vide, con lo sguardo cercò di fermarmi, ma io me ne andai sdegnato. Anzi, scrissi questo mio disappunto sul libro là delle firme fuori la chiesa e me ne andai. Ecco, Otello me lo diceva Franco, vedrai che non mi ricorderanno dopo morto. Gli diceva, no, che dicite, no. E invece è stato così. Gli dava del voi, non del lei. Io del gli voi. Davo del voi e lui insisteva che gli desse del tu, ma non era possibile per me farlo. E dopo la morte lo chiamo di tu, strano. E mi rivolgo a lui dandogli il tu. Che dire, lo conobbi una quindicina d'anni fa, in occasione di un festival e niente, diventammo subito amici perché lui dice che lo colpiva la mia follia, il mio essere vero e poi era interessato al fatto che io gli parlavo di antropologia, no? E quindi dei toponomi magari della nostra grecità e questo a lui lo affascinava e insomma ci dovevamo sentire due o tre volte la settimana per telefono e mi invitava a casa sua a Pellaro a mangiare il pesce stocco e mi chiamava Porcaro, muovo il pesce stocco è pronto e va bene, mi mancherà questo suo chiamarmi. Senti, tu sei rimasto particolarmente colpito dalla sua canzone che peraltro è stata per lungo tempo, per 15 anni, sigla del mio programma, mi riferisco a Lume Paesi. Bravo Pino, sì. Lume Paesi, versi di Buttitta. Sì, proprio sono la metafora della nostra terra, no? E il Cristo che non scenderà mai dalla croce, il non avere mai speranza. E con popolo senza speranze e il sacerdote che non dice messa e che non suoneranno le campane, parlava di case basse e case alte, era tutta una metafora appunto nel non credere più a nulla, al non avere più futuro.
E comunque abbiamo spesso parlato con Otello di quel video, no, che spopola su YouTube, dove lui incontra Gabber ed altri cantanti in vernacolo, e guarda caso tutti quegli illustri cantori di quel video sono morti tutti, e Otello è stato l'ultimo. E che dire, e restò affascinato Gabber quando Otello cantò La baronessa De Carini, perché in qualche modo La baronessa De Carini rappresenta il nostro regno, non il regno delle due Sicilie, e Palermo la nostra capitale. Ecco, scusate, ma quindi e restò estasiato Gabber, lo potete vederlo in quel video, e Gabber domanda proprio incuriosito quale fosse ecco l'elemento basico di quelle parole, di quella gestualità, e ne restò talmente affascinato che venne qui a Reggio Calabria a trovarlo, e da questo incontro tra Gabber e Otello iniziò una ricerca di queste musiche ancestrali, di queste musiche popolari che pochi conoscevano se non i pastori o i contadini, e quindi queste canzoni in fondo portavano dentro di loro ciò che erano i valori del nostro ethnos, no? Della nostra appartenenza, e cantavano le nostre generazioni, la nostra terra, e quindi la nostra gente esprimeva col canto popolare le proprie felicità, i propri dolori, i propri amori, o il celebrare la natura. E comunque da questo momento iniziano gruppi a interessarsi di questi canti in vernacolo, e tant'è che oggi alcuni gruppi sono conosciuti in tutto il mondo, mi riferisco a Mimmo Cavallaro, mi riferisco a Nino Stellettano, a Francesco Loccesano, e tanti altri, i Comelca. Quindi che dire, io vorrei che questa terra, la nostra terra, perché se una terra non ricorda i propri uomini illustri non è degna di chiamarsi nostra terra, ecco, dobbiamo ricordarlo, dobbiamo fare qualcosa, e lancio a te Pino questa proposta di fare un premio annuale. Mangiaria sei anche una mattina e siamo un turico tutta la lana di vermicelli na cantarachina di pane in infornata sarasana e ancora la panza mia non sa riachina che va battendo come una campana. Hai l'acqua di la roggia per dispetto in cui s'arraggia, hai l'acqua e c'ha la cori, ma schiatta con buona come le mie cori. C'ha la sciala, c'ha la cori, e con un po' di scialari tu s'annega a mezzomani. Chi possa morire come le mie voli, chi possa crepare come le mie voli, chi possa schiattare come le mie voli. Oh, fuori andatura, oh! È contro il malocchio. Ebbene. Andiamo a vedere questi strumenti. Portatale. Allora, uno l'abbiamo visto, allora. Sollevatore di maiale. Sì. Poi aspetta, e mi portavo un bicchiere da vacante da presso. Aspetta, copo. Un attimo solo. Vai Tonino, forza. Allora, c'è anche. Ah, volevi bere adesso? No? Bevi no, dopo? No, dopo. Sennò poi dicono di nuovo che bevi tanto, eccetera. Non è vero. È una leggenda. Sì, certamente. sono preso dalla parte, devo recitare la parte del non beone, ma quasi. Ti sei immedesimato, ho capito. Quella è la parte metallica, allora, lo stesso questo strumento. Questo qui è diciamo un nugambeio moderno, fatto dalla
al papà di Peppe, mm-hmm. abbiamo parlato del forgiaro, fatto da un forgiaro. In sostituzione. Vabbè, tanto moderno non è, via, era 40 anni fa. Sicuro. Sai per quale motivo è stato sostituito questo di legno? Perché era molto difficile ottenere un... questo qui non è altro che un germoglio, chiamiamolo così, di olivastro. E quindi non era facile trovare uno proprio di questa forma, quasi ad angolo retto, quasi ad angolo retto. Questo col fuoco raro, niente, no? Pezzo raro. Col fuoco questo non si incurvava come... Un pezzo raro. Lo si faceva... Che è troppo spesso. Lo si faceva curvare, lo si lavorava mentre cresceva, cioè, facendolo crescere a misura nostra come... Su cresce piccolo, come a fionda, no? Esatto, bravo. Come forchetta, signora, forchetta da fionda. La famosa forchetta che hai detto tu. Qui abbiamo una serie di cucchiai e questo serviva... per maniare le frittole, diciamo, cioè tutto quello che va nel calderone, nella caldara. Sono cucchiai particolari, fatti da artigiani, del legno, e che avevano anche loro una specifica funzione. Io volevo sapere, i pezzi delle frittole, non è che si mettono... tutte in una volta, quale che siano. Ecco, questa distinzione. Ecco, stavo arrivando, Tello. No, ci sono alcuni, per esempio... Che si mette per primo? Si mette aspetta, per primo. Parla alla telecamera, non ti girare. Eccola, perfetto. Allora, prima di tutto si mette l'asugno, o meglio, il grasso del maiale. Si fa una parte di questo grasso, una croce, nel fondo della caldaia. Sì. Questo per un po' tradizione, un po' come augurio di buona riuscita del risultato. Subito, quando si tratta di un maiale solo, i quattro gamboni, gambuni. Sì, spazi vuoti. Poi quelli che sopportano per lungo tempo la cottura, tipo la pancia, lo stomaco, e per esempio il cuore, la milza. Come si dice dalle nostre parti, non si spacciano mai. Poi si fa intorno un primo strato, l'abbiamo detto, di questa di questo grasso. Poi le fringhe. Le fringhe, sai che cosa sono, Otello? Sono strisce di pelle con uno strato di grasso che vengono praticamente sistemate nella caldaia. No, con la parte di grasso verso l'esterno. Questo perché a contatto con la caldaia. Ascolta, tiriti un po' indietro, così rimane Otello a favore di camera. Perfetto, okay. Ecco, va benissimo. D'accordo. E così sì. In questo modo la caldaia riscalda la parte che si deve sciogliere, cioè il grasso, okay. E comincia poi piano piano a sciogliersi e viene tutto. Sì. Un misto liquido e solido. Siccome insomma, per esempio, ci vuole la laurea se ammazzano porco, sì, scusate. Per quel che riguarda, per esempio, quelli che hanno bisogno di una... Tieni presente, per una cottura del genere si inizia di buon mattino, alle 8, perché il fuoco deve essere lento. E lo diceva prima. E con le braccia. Si prepara la caldaia messa su uno strato di cenere, così, e intorno si mette le braccia. Attenzione, la braccia non deve toccare mai la caldaia, perché altrimenti si attacca quella che è la parte di maiale alla caldaia. Le ultime parti che si mettono quali sono? Le ultime sono le ossa. Le ossa quelle scarnate, perché la carne serve per ottenere salsiccia. Per fare la salsiccia, no? Quindi le ossa hanno poca polpa, per così dire. Quindi anche il piede? Sì, i piedi e tutto il resto. Viene messo anche dopo aver cominciato già a togliere qualcosa che è cotto, capito? Quindi perché l'osso ha bisogno di una mezz'oretta. I chi? Aspetta, i chi? Che sono i scorcitti? I salmorati. Le cotiche, no? Ah, i frittoli. No, le cotiche, la pelle. La pelle, le come si chiama? Quella lì, l'ho detto prima,
con un trattino. Ah, ho capito. Quello come, come, l'hai chiamati, come l'hai chiamato tu? Fring. O corio. Da cuoio sarebbe, no? Sì. Ma no, noi fring. E taglio una striscioline di che so, 5 centimetri e quindi poi si tagliano a piacimento, come dipende come li deve sistemare poi per il futuro, come riserva, come si dice, per l'inverno, riserva alimentare. All'ultimo tutti diciamo i frammenti, i corcucci. I ciucci, che da noi salamorati. Ma hanno varie denominazioni. Micciunati, sì, salamorati. Micciuti. A Reggio come? Curcuci. 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 È nel vibonese, ma è un'altra cosa, si chiamano siringole. Siringole, però c'è un altro modo di fare le frittole. Si fanno i propponi con l'acqua. Con l'acqua. Ma guarda che anche in alcuni paesi della Locride si usa ancora questo, cioè di mettere l'acqua, sì, ma cambia poco. No, cambia molto. Il voto che cambia poco nel senso. Caro. No. Cambia moltissimo. In che senso? In qualità? No, questa alla maniera rigitana è spettacolosa. Non ci vuole acqua, non ci vuole niente. Nello stesso grasso si devono cuocere le frittole. Invece a me i bruppone, come li chiamano a Bimbo, non piacciono. Cambia. Ci sarà qualcuno che voglia a favore di come lo facciamo noi. Qui da noi, qui per esempio nel nostro paese, no, non si mette acqua. Procella com'era, avete trovato uno tostigno. Non posso però noi serve perché... per scolare, ecco, questi ciccioli insalamorati. Ecco, a forma proprio di cucchiaio forato. Quindi per facilitare la caduta, diciamo, della... E si comincia a mangiare e ci vuole vino, perché sì, non acqua, mai, perché l'acqua è buona solo pomolino, per macinare orgio oppure grano. Per l'uomo forte ci vuole lo vino che ti mantiene lo stomaco sano. Bravo. Un bivi sempre acqua di continuo diventa un ranocchio di pantano. A nessuno voglio bene, sulla la figliola mia, che indacciamo vino buono e me posso via. Vino, mi sciocalo cannarino. Vino, mi sciocalo cannarino. Oh Madonna di Sor Seminara, non mi fanno giù regina, che mi fanno si imbriaca notte, giorno e mattina. Oh Madonna di Luito, mi solleva lo cannito, mi solleva la ciumara, non mi fanno giù banana. Voglio mamoro, voglio mamoro, nel zucchero e caffè mi veleno. Voglio mamoro, voglio mamoro, datemi un trick and track mi sparo. Voglio morire, voglio morire, di le ginocchia mi voglio affogare. Se poi non moro, se poi non moro, voglio un bicchiere d'acqua mi mannego. Gastronomia e erotismo vanno assieme. Se moro con bagliate di dipinti, mentitemi una mandra di ricotti, e mi cuscina 300 va fritti, e mi candili seca buricotti, e l'acqua santa sia di vino forti. Poi curcatemi a mezzo di tuschetti, lasciate fare a mia sta mala morte, lasciate fare a mia sta mala morte, cantatemi la reggae che sono morti. Voglio m'amore, voglio m'amore, voglio m'amore, m'amore, voglio m'amore, voglio m'amore, voglio m'amore. Sempre riferibile al mondo contadino è il canto per la morte di Ucciuccio. La prima incisione in assoluto di Otello, risalente al 1953, il cui dolore provocato dalla morte dell'animale, allora diffusissimo ed essenziale compagno di lavoro dei contadini ed oggi specie protetta, a rischio di estinzione, risuona più lancinante di quello sgorgato in precedenza per la dipartita della moglie.
stupori come di pozza, ma quando ragliava faceva. Salve, sono Rocco Jenko e faccio il cantastorie dal 1976, praticamente da quando avevo 16 anni. Conobbi Otello Profazio nel 1980 durante una trasmissione televisiva. Lui chiese in prestito la mia chitarra e io gliela diedi molto volentieri. Era già molto famoso allora e io mi sentii onorato di avergliela imprestata, insomma, di avergli dato la mia chitarra. Così diventammo amici e tante volte capitò di suonare assieme, di trovarmi sul palco insieme a lui con altri grandissimi artisti tipo Matteo Salvatore o lo stesso Nono Salamone, il periodo che io vivevo in Piemonte, vivevo a Torino. Ora parlare di lui è difficile perché è stato un grandissimo artista, negli anni 60 è stata una delle più belle voci del panorama della musica popolare italiana insieme a Maria Carta, Rosa Balestreri, ed è molto difficile parlare di lui. Le sue qualità erano sicuramente la grande ironia che aveva e che poi la trasformava in parole e musica, questa grandissima armonia. Secondo quanto l'ho conosciuto io, ci sono stati due momenti della sua vita artistica. Un primo momento che io lo definisco intellettuale, nel senso che lui si dedicò molto alla ricerca, alle storie, quando nacque la leggenda di Colapesce, quando nacque Muramuri, la baronessa di Carini, ecco, a questo periodo. E poi un periodo, il periodo dopo, che si dedicò molto al suo senso dell'ironia e fece tante cose allegre e di simpatia. In ogni caso, quando la gente lo ascoltava, andava in estasi, quindi è stato molto bello poter aver avuto la fortuna di conoscerlo. E con me abbiamo suonato tantissime volte e racconto un episodio che adesso mi fa ridere, allora mi fece arrabbiare. Viaggiavamo in macchina insieme, io lo andavo a prendere e poi si andava a suonare dove dovevamo andare. Una volta mi ricordo che da Scilla andammo a suonare a Paola. Era estate, faceva molto caldo. Lui aveva una grandissima paura di perdere la voce e prendeva spesso degli antistaminici, delle cose che impedissero insomma l'infiammazione della gola. E ricordo che con quel caldo facemmo il viaggio da Scilla a Paola, con i finestrini chiusi e senza aria condizionata, perché lui aveva questa paura. E ci furono tante discussioni. Poi arrivammo a Paola e andammo a prendere posto in un albergo. Lì ci mettemmo ad accordare le chitarre e ci si avvicinò una signora che disse: io vi conosco, dice, voi siete un gruppo famoso. E Otello disse: sì, noi siamo famosi, disse. E come vi chiamate? Gli disse la signora. Allora Otello disse: noi siamo i cantori di Norimberga. Io scoppiai a ridere, la signora non capì la battuta, dice, mi ha fatto piacere conoscervi. Poi gli dissi a Otello: ma come ti è venuto in mente di dire i cantori di Norimberga? Dice: no, perché quando uno parla di Norimberga diventa tutto molto ufficiale e maestoso. Questo era Otello, aveva questa ironia che ti faceva piacere e a volte aveva anche dei lati del carattere che ti faceva arrabbiare, insomma. Però era lui, bisognava prenderlo per quello che era e accettarlo per quello che era un grandissimo artista con un grandissimo talento. E il fatto che non ci sia più, personalmente ne sento tantissimo la mancanza. Calabria pianta di Ciangi Cosenza e Ciangi Catanzaro, a Reggio c'è lo trevolo paro paro,
Angel Rosarno e Pippo Lagrimia. Singhiozza Palmi e mai la cuppolia. Per in Calabria che ci troverai cose che non si vedono mai mai. Si può ammirare i bronzi di Riaci e tante belle fabbriche arruggiati. L'assessore sono corde, finanzie un cantasoldi. Io concorsi in Miss Italia mentre noi mangiamo calia. Ma tra mie cincattia e a tua sore e tua mezzia. E così gusti maneri caveramo avanzare. Ora non mi ricordo tanto le parole di questa qua. Comunque mi ricordo l'ultima. Andiamo al finale. Sì. Ciangi gioiosa, occhio e moloccio, almeno a villa c'aglio non conoccio. Per in Calabria che ci troverai così che non si vittono mai mai. Ti può ammirare i bronzi di Riaci e tante belle fabbriche abbruciate. L'assessore sotto corde finanzia un cantasoli. Io concorso in Miss Italia mentre noi mangiamo calia. Ma tre mie cincattia e a tua sore e tua mezzia. E così questi maneri camminavo avanzarreri. Tu ricordavi quella del ponte? Esatto. Cianci, Buscaldo, Paola e Belmonte, undici sulle strade senza ponte. E poi a Bagnara si cangi per fare un po'. Anche questo Bagnara, è un verso straordinario. Ciangrini Bagnarota. Sì, certo. Le prediche bagnaresi. Io adesso voglio essere volgare, ma l'ho sentita questa cosa a Bagnara, una Bagnarota, il lamento di una Bagnarota che aveva il marito all'estero. Dice, mio marito è giunto a America per lavoro. Ma non c'era tanto lavoro qua. Scusate, non la... Salve. Parlare di Otello oggi è un po', insomma, fa male. Ero mio carissimo amico. L'ho conosciuto al Teatro Nuovo di Torino. Avevamo un concerto assieme, sullo stesso palco eravamo. E quindi siamo diventati amici. Poi organizzavo una rassegna a Torino che era il Cantamille con il Comune di Torino e lo invitavo sempre. Lui è stato sempre presente per tutte le edizioni. Quindi ci frequentavamo quando spesse volte ci incontravamo in diversi posti, mi ha invitato lui in Calabria, mi ha fatto girare tutta la Calabria a cantare, da Reggio a Sibari, e quindi c'era questa grande amicizia. E ci sentivamo spesso. L'ultima volta che l'ho sentito ho capito che non stava bene. E infatti poi non lo chiamavo perché avevo timore che magari potevo disturbare. Infatti poi mi hanno chiamato e mi hanno detto che è morto. La cosa mi ha rattristato, mi ha dato veramente tanto dolore. Era un amico vero, eh? Ci rispettavamo tantissimo. E quando unta la strada comparia, largo facia la gente e salutava. Mo chi non vio né sole né luna, carciaro mi mandaro d'infamuni, carciaro mi mandaro d'infamuni. Questa canzone è quella che per prima ha reso famoso Otello Profazio. Era la canzone che narrava le gesta del brigante Musolino, il brigante dell'Aspromonte. Io da ragazzino la ascoltavo al giradischi di mio zio e ogni volta restavo affascinato dalla
dalla sua voce, dalla sua chitarra e anche dell'immagine che c'era su quella copertina di quel disco. E poi ho avuto modo di ascoltarlo dal vivo alla festa della Madonna di Crochi, qui nel comune di Caulonia, nella Fiumara Musa, dove spesso lo invitavano a cantare, a raccontare, a narrare le sue storie. Poi in seguito, quando è iniziata la mia carriera artistica nel mondo della musica popolare, ho avuto occasione, molte occasioni, di stare vicino a lui, di parlare con lui, di cantare con lui, di condividere spesso i palcoscenici. E lì ho avuto modo di ammirare, oltre alle sue capacità artistiche di cantastorie, di suonatore di chitarra folk, anche le sue qualità umane. Otello era una persona straordinaria, era un pozzo di cultura, un conoscente nei dettagli della società calabrese, del mondo contadino, del mondo agropastorale. Ma a parte questo, era una persona simpaticissima, raccontava tante storie, tanti aneddoti, ci raccontava spesso degli suoi incontri con i big nazionali, con De André, con Gabber, con Bruno Lauzi e tanti altri. Oggi è venuto a mancare e veramente manca al nostro mondo un pilastro della musica folk, un pilastro della musica popolare, una persona eccezionale. Manca la nostra Calabria, manca a tutta l'Italia. Ciao Otello. Con Otello discutevamo scherzosamente durante le prove, durante le registrazioni in sala di incisione, perché io lo accusavo di essere particolarmente maschilista e lui ribatteva che io ero quella particolarmente femminista. E anche durante gli spettacoli lui faceva delle affermazioni che io non condividevo e mi dissociavo davanti al pubblico. E così a un certo punto ha iniziato a dirmi che avrebbe registrato un CD nel quale avrebbe dimostrato a tutti quanti, me compresa, che lui era un femminista. E iniziò quindi a pensare i brani, chissà, forse a comporli, però quel CD non lo ha realizzato e io non saprò mai quali erano i brani che volevano confutare la mia opinione. E ogni tanto mi accennava che forse qualche brano lo avrei realizzato in duetto con lui. Rimarrò curiosa per sempre e quindi, caro Otello, io rimango della mia opinione. Quando registrerai il tuo CD, forse nella prossima vita, io metterò in discussione il mio pensiero. Per ora tu maschilista, io femminista, e alla prossima vita. Ciao Otello. Che dire di Otello? Otello era un vulcano, era una persona che rincorreva lui noi, sostanzialmente. Era una persona che non ti aspetteresti mai di non avere da un giorno all'altro, perché era pieno di vita, pieno di idee, pieno di voglia di fare, ed era lui che ogni volta ci spronava a fare delle cose nuove, a proporre delle cose nuove, parlava di tutto, parlava di qualsiasi cosa, ed era un punto di riferimento per noi. È davvero una mancanza importante. Io lo seguivo ormai da un po' di tempo, abbiamo realizzato diverse iniziative insieme, avevamo tanti altri progetti da fare, ed era lui che proponeva, continuava a proporre progetti e continuava a spingere verso nuove iniziative e nuove attività. Avevamo in programma un disco, un nuovo disco, lui ci stava lavorando da un po' di tempo, ma la salute lo bloccava un po'. Aveva dei problemi di vista ultimamente e il suo più grande problema era quello di non poter leggere, di non poter leggere le sue cose, di non poter scrivere le sue cose, quindi era davvero
un po' preso da questa situazione. Io glielo ripetevo: Otello, ma è l'età che avanza, è normale. E lui di questa cosa, ripeto, di tutti gli acciacchi che poteva avere, il suo vero problema era non poter leggere i suoi libri, prendere i suoi appunti, leggere ciò che gli mandavano e guardarsi le partite. Quindi questo era un aspetto importante per lui. Con lui abbiamo anche realizzato le Profaziate, abbiamo portato le Profaziate in televisione, molto seguite, molto apprezzate. Era diventato un punto di riferimento per i telespettatori della nostra televisione, dei nostri canali di Calabria Sona, ed era puntuale a non perdersi nemmeno una replica. Avevamo realizzato oltre 130 puntate e lui non ne perdeva una, anche se dovevamo realizzare la nuova serie e non abbiamo avuto modo e tempo, perché poi cominciava ad avere i suoi problemi di salute. Quindi lui era un vulcano, nelle Profaziate diceva di tutto, parlava di tutto, ci teneva a dire delle cose importanti a suo modo, in un modo molto ironico e spensierato, ma allo stesso tempo profondo. Ci lascia davvero un grande vuoto, perché Otello era un punto di riferimento, anche certe volte molto pressante, però era un punto di riferimento, era una persona che quando andavamo in giro ci faceva divertire a suo modo, ci faceva fare bella figura a suo modo. E quindi, come Calabria Sona e Italy Sona, cercheremo sempre di portare avanti il nome di Otello con i progetti avviati che ci ha lasciato, con i nuovi progetti, perché è importante portare avanti il suo nome, il nome della Calabria, e far conoscere l'operato di Otello alle future generazioni. Amuri, amuri, e chi m'ha fatto fare, e m'ha fatto farina, gran pazzia. Lo Padre nostro mai fatto scordare, e la meglio parte di me, l'Ave Maria. Amore, 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 amore. E a un t'hai vista e t'hai amata tanto, pari che mi facisti la magia, crescisti come l'erba di lo campo, crescisti bella per amara mia. Amore, 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 amore. Allo me paesi, che un giorno Cristo scindi di la cruci, due giorno un sacerdote non dice missa, non dice missa, lo sacrestano non suona li campani, c'è un campanile alto allo me paesi, allo me paesi, e c'è un Cristo in cruci allo me paesi, allo me paesi.